peccato. Parlai un giorno ad una signora che mi diceva di non poter vivere senza il dolore della perdita di un figlio. Non poteva vivere senza perché non ha avuto il coraggio di farlo vivere senza peccato. Dopo un lungo silenzio realizzò che il peccato era il non poterlo accompagnare lei stessa. Formulando le altre domande, rifletteva sul fatto che forse il suo vivere era compreso nei peccati di ogni uno che ne possieda e non li realizza. Peccato non averlo avuto con me quel giorno, peccato non dirgli che volevo il suo amore incondizionato, peccato che conosco il possesso come fosse possessione e non amore, peccato che resto a soffrire mentre lui già è lieto di essersi portato in una luce migliore, peccato che il mio corpo sia limitato in questo mentre lui cerca di parlarmi al cuore, già peccato che la connessione sia solo vietata a chi non capisce che il mondo è uno e noi siamo i soli a portarne il peso. La connessione con lo spirito, giusto per dire, che il meglio deve venire, la pace è già in vista per portare una colomba a chi non può volare fino al giorno che scoprirà di avere le ali e non le ha mai usate. Per scoprire che tutti siamo fratelli e non siamo minori, siamo alla pari. Per formare un cerchio che chiuda fuori il male che ci siamo arrecati e per perdonare i nostri peccati. Nulla arriva per caso e nulla torna indietro per forza. Con la forza della mente si vuole o con il destino si vive, con la rassegnazione non si cresce. Il volere è potere dell'uno e l'uno è la risorsa dell'essere. Come la metti è sempre un compito a noi impartito o imparato. Allora direi che è un vero peccato non eseguirlo.